Allora, senatore. Giornatina movimentata oggi per il movimento. Perché? Chiedono le dimissioni della Raggi, la Lega chiede le dimissioni della Raggi. Guarda, ognuno chiede le dimissioni di chi vuole. Poi io per fortuna continuo a parlare al paese reale, continuo a raccontare, a prendere le storie che mi stanno più a cuore. Quindi le storie dinamiche di Palazzo alla fine lasciano molto il tempo che trova e quindi io colgo l'occasione di avere le telecamere per raccontare la storia di questi fornitori. Sono fornitori che hanno lavorato con il Mercatone 1. Mercatone 1 deve a loro e a tante altre persone, abbiamo usato una parte di fornitori, che non vengono pagati. Allora, siccome nei giorni scorsi si è tolto la vita un imprenditore, persona per bene, persona che ha cercato di tutelare i propri dipendenti, loro hanno sempre cercato di tutelare i loro dipendenti, voi capite che andare a raccontare continuamente storie che riguardano questo palazzo non è che a me faccia impazzire, perché avendo raccontato in televisione storie come le loro, di impresa reale, di operatori reali, poi le dinamiche interne se le vedranno loro, a me non interessa. A me interessa invece cercare di capire se c'è la possibilità quantomeno di far raccontare questa storia. Poi Raggi, Siri, sì, queste sono storie che interessano più il nostro circuito, il nostro ring. Interessano anche i cittadini loro, di Roma. Non lo so se a loro per esempio interessi particolarmente né della Raggi né di Siri. Ai cittadini di Roma parliamo di milioni di persone. Cittadini di Roma forse interessa. Vediamo, abbiamo letto oggi questa cosa dell'Espresso, non credo che nessuno di noi abbia capito bene quali sono, perché sono due posizioni dalla lettura veloce, sono due posizioni quasi legali, contrapposte. Vediamo che cosa emerge nelle prossime ore, però ripeto. Mi sembra esagerata la richiesta di dimissioni da parte della Lega. Ma la Lega, sai, non è che abbia di che rivendicare, soprattutto nella giornata di oggi, ma ripeto, ma a me interessa proprio poco e niente. Raggi, Siri, sì, non è una cosa che mi appassiona particolarmente. Qui ci sono persone che invece rischiano di avere difficoltà serie. Ma nel caso Siri però potrebbe creare delle difficoltà al governo e quindi potrebbero aiutare queste persone. Sì, è il palleggio più facile. Poi tu della lettera dell'imprenditore che si è suicidato, che non avessi neanche notizia, e di sicuro non l'avete data.